Terza parte di questa nostra puntata. Apriamo dunque la questione legata al cambiamento che si è verificato sabato sera, un passaggio di proprietà all'Ancona tribolato e dire poco perché dopo una, o meglio, delle trattative anche piuttosto lunghe, che sicuramente non sono nate in questo mese di ottobre, ma qualche tempo prima e hanno avuto il loro corso, si è arrivati alla giornata di giovedì in cui sembrava che un incontro fosse stato convocato, poi è saltato, poi la trattativa con quello che sembrava essere un pool di imprenditori con rappresentante, l'avvocato Maurilio Prioreschi. Si è ripresa appunto la trattativa stessa fino ad arrivare alla mattinata di sabato, l'appuntamento alle 10 davanti allo studio del notaio Sabatini in Piazza del Papa. Dopo 2 ore l'inghippo, mancava un socio, serve il socio di cui non c'era una delega, una procura. Mi hanno stesso dovuto partire per andarlo a recuperare a Padova, portarlo fisicamente ad Ancona per firmare il tutto alle 20:15 di sabato scorso. La compagine nuova è formata da Riccardo Leone, 45% delle quote, tipografo pugliese, 40% nelle mani di Ugo Mastropietro, gioielliere aquilano, nonché ex direttore generale proprio dell'Aquila, il 13% che resta nelle mani di Ranieri, benché abbia perso una porzione delle sue quote, prima era al 23, adesso al 13, il 2% torna ad essere il 2% pieno invece nelle mani di Sosteniamo l'Ancona, al cui interno sono stati fatti convogliare i marchi, quindi è l'associazione Oggi che è la proprietaria dei marchi. Nei prossimi giorni, da quello che ci risulta, Miani si farà un percorso anche con il comune per insomma, far sì che l'amministrazione comunale diventi garante del cavaliere armato e del simbolo USA che fanno parte della storia, soprattutto affettiva, oltre che calcistica, della squadra di calcio. Il quadro è questo, ma negli ultimi giorni, nelle ultime ore, quando insomma, si è capito che la trattativa battezzata per portarla a termine era proprio questa che portava al pool Prioreschi, tanti sono stati i tifosi ad Ancona che hanno mostrato un po' di scetticismo per una serie di poche cose conosciute riguardo ai nuovi compratori. In questo senso, il fatto che il 45% sia nelle mani di un tipografo pugliese, che il 40% sia nelle mani di un gioielliere aquilano, fa pensare a quale portata a livello di solidità economica, chi c'è davvero dietro all'Ancona, chi c'è davvero dietro a questi due nuovi soci, saranno soltanto questi due nuovi soci oppure in futuro si allargherà la compagine azionaria, anche perché in realtà il pool Prioreschi doveva essere composto da altri almeno due o tre imprenditori. Insomma, queste sono alcune delle domande che ci poniamo, anche perché le notizie non confermate, ma le voci, le indiscrezioni, un po' di ricerche che abbiamo anche fatto, ovviamente non ci riportano un quadro così tranquillizzante. Vero è che stando ai fatti, oggi la prima missione, ecco, che si deve portare a termine, anche un po' la carta d'identità con cui si doveva presentare la proprietà nuova alla piazza, era quella del pagamento degli stipendi e dei contributi. Missione compiuta anche grazie alla sensibilità che ha mostrato l'UBI Banca di Ancona per snellire, per velocizzare tutto l'iter, evitata la penalizzazione ancora con 10 punti e in un certo senso questo niente non è perché si era partiti dal problema appunto del mancato pagamento degli stipendi entro le scadenze di settembre. Questo è un po' il quadro dal punto di vista economico, c'è stata la ricapitalizzazione, l'impegno è quello di andare subito alla sostituzione della fideiussione di Marinelli che consentirebbe di poter avere a disposizione anche la sponsorizzazione Achifix. Fin qui ho parlato io e forse ho parlato anche troppo. Adesso diamo spazio anche attraverso gli SMS al presidente Miani, perché una domanda gliela fanno subito ed è la domanda delle domande, ovvero questa. Buonasera Miani, secondo lei la società è stata messa nelle mani giuste per quanto riguarda la stabilità a lungo termine? La stabilità a lungo termine è innanzitutto un concetto un po' ampio, perché se
se la consideriamo per un periodo di tempo che possa essere, diciamo, intorno ai 10 anni, 15 anni, non so a cosa facciamo riferimento, non credo che sia possibile dare una risposta in quel senso. Credo che invece per quello che è un progetto come quello che è stato presentato di crescita graduale, anche se non incentrato su una proprietà forte e centrale come molti speravano, auspicavano e penso che sia anche legittimo sperare, no? Per la propria società di calcio, attualmente questo era il progetto migliore sicuramente. Non stiamo parlando di risorse limitate, non stiamo parlando di possibilità incredibili, stiamo parlando di un pool di imprenditori che ha la passione per il calcio, ha un progetto intorno ad Ancona che da qui a una decina di giorni, non di più, non penso, a parte appunto i tempi tecnici che abbiamo imparato a conoscere anche noi a nostro malgrado, presenteranno anche in maniera dettagliata, che poi avranno l'onore e l'onere di poter continuare a rappresentare di fronte alla città, di fronte al pubblico, di fronte ai tifosi, perché questo ovviamente è un impegno che loro dovranno prendere e penso che nel momento in cui si sentiranno pronti a poter magari dare dei ragguagli diretti lo faranno, anche perché credo che sia giusto da parte loro spiegarsi e dall'altra parte giustamente pretendere chiarezza e fare delle domande. Ovviamente, come sempre, scusa se spreco un secondo in più, considerando il fatto che questa grande domanda di chiarezza e trasparenza non può preludere il fatto che ci sono degli elementi che devono essere tenuti, se possibile, coperti o perlomeno per un certo periodo, oppure in certi casi anche in termini assoluti. Altri SMS. Quali le motivazioni che vi hanno fatto scegliere questa cordata? Da Gianni. E poi un'altra domanda che si ricollega così. Domanda per Miani: che garanzie abbiamo sull'affidabilità degli imprenditori che hanno acquistato l'Ancona? Sono persone serie? Ancora? È gentilmente possibile sapere chi sono i veri proprietari dell'Ancona e quali sono i loro progetti? Perché questo nascondino? Miani, dopo gli sfracelli, resterà? Con quale incarico e per quanto tempo? Ma dunque, mi sembra che la domanda è un po' ampia. Intanto quali sono i motivi che vi hanno fatto scegliere per questa cordata? Ma, visto che ce n'erano altri sul sì, tavolo. Sì, i motivi sono quelli che di una valutazione rispetto all'offerta che è stata fatta più concreta. Questi del gruppo Prioreschi, se vogliamo insomma battezzarli per con sintesi, qualcosa di più, sì, senza offesa per nessuno. No, certo. Ci mancherebbe, sicuramente sono dimostrati più coerenti, più convinti e soprattutto realistici, c'è poco da dire, lo hanno dimostrato subito. Questo, quello di oggi non è un dato casuale e penso neanche così scontato come potevano dare altre offerte. Non credo che nessuno vada regalando 300.000 euro oggi come oggi a nessuno. Già di per sé è una situazione abbastanza chiara. Le altre proposte, le altre offerte non avevano nulla che potesse garantirci di più di quello che il gruppo Prioreschi ha fatto e farà, ripeto, a breve, più di quello che è stato fatto, assolutamente. Non potevano essere prese in considerazione anche per altri motivi sicuramente più importanti, anche nei confronti appunto di alcune valutazioni che come società gestita dai tifosi siamo stati da sempre obbligati a fare e che anche in questo caso comunque abbiamo rispettato. Una delle tante domande che vi vengono fatte è della affidabilità che vi hanno dato, delle garanzie economiche che vi hanno dato al momento di chiudere la trattativa, anche perché è storia, insomma, nella notte di mercoledì qualche cosa è successo, perché in una riunione fatta sembrava giovedì mattina che tutto potesse anche saltare o quantomeno si rallentassero le operazioni, perché non tutti, e per tutti intendo componenti della fondazione, componenti di Sosteniamo l'Ancona e i professionisti stessi che erano chiamati ad operare e a chiudere eventualmente, no, l'operazione, non erano convinti, non avevano espresso un parere tutto sommato positivo e favorevole all'operazione stessa. Ma legittimo, fra l'altro
Andrebbero dette tante cose, forse non basta il tempo di questa sera, ma non è facile trovarsi in situazioni in cui si debbono prendere decisioni impegnative come queste, come ci è già capitato, in un contesto di pressioni crescenti, importanti e con responsabilità che devono essere prese comunque in tempi stretti. Credo che sia stata legittima la perplessità e l'avanzare alcune richieste, no, di fronte a chi si presentava all'acquisto di una società, insomma, alla quale tutti noi teniamo. E cioè di vedere gli assegni, tanto per non solo, sulla prosa invece che sulla poesia, però ecco, quello è, si volevano avere più garanzie anche dal punto di vista economico. Anche dal punto di vista economico, ma non solo. Uno degli aspetti era sicuramente quello di poter conoscere quelli che erano almeno gli attori principali, quelli che sarebbero stati in prospettiva gli sviluppi, quelli che potevano essere alcune tracce di un progetto che per diversi motivi non erano stati così esplicitati fino a quel momento, nonostante trattative insomma lunghe e soprattutto nonostante che con queste persone alcuni di noi si fossero incontrati da in tempo anche abbastanza lontano, poi per un lungo periodo il gruppo Prioreschi ha trattato con Ranieri a causa di questa famosa opzione e di altri aspetti, quindi c'erano state delle evoluzioni e mai si era arrivato a un confronto così diretto, soprattutto nei momenti di chiusura, voglio dire, abbastanza. E questo credo che abbia contribuito a frenare un po' giovedì questa trattativa, ma è altrettanto vero che proprio nonostante questi dubbi, questi momenti insomma di riflessione, a precise domande che sono state effettuate dopo quella famosa riunione sono arrivate altrettanto precise risposte nell'arco di neanche mezza giornata, che hanno permesso poi di chiudere sabato, seppure in maniera un po' così rocambolesca, ma per motivi diversi insomma. Non sicuramente perché ci fosse chissà cosa dietro, purtroppo si sono concatenate alcune coincidenze che ci hanno portato insomma a rendere la giornata di sabato abbastanza di sabato abbastanza lunga. Altri dubbi con altri SMS. Miani, che cosa unisce piccoli imprenditori sparsi per l'Italia alla squadra della nostra città? E poi? Stasera riuscite a fare un quadro preciso delle disponibilità economiche dei due nuovi soci? Chi sono? Che attività svolgono? Che interessi economici hanno? E quanto sono disponibili a spendere? Grazie Fiano, sei il numero uno. Anch'io penso che Fiano, su questo siamo d'accordo, penso che Fiano sia il numero uno, benissimo. Però si tenga pronte le risposte invece. Sì, aspetti, prego. Che gli ne leggiamo altre, va. Con la nuova composizione societaria, chi farà il presidente dell'Ancona? Leoni o Mastro Pietro? Quali sono i loro programmi tecnici per i prossimi anni? Ok, allora partiamo da chi c'è dietro, cioè nel senso voi avete chiesto di capire effettivamente chi sono i compratori e mi sembra giusto che sia stato fatto questo passo. Le certezze, o meglio, le informazioni che avete avuto, possono far stare tutti quanti tranquilli? Siamo troppo preoccupati noi? Stiamo facendo del terrorismo mediatico noi? Se mi passa questo termine. Giustamente, credo che l'esperienza insegna, no? Poi il clima che si è creato in questo periodo, che è anche abbastanza lungo, esaspera un po' troppo anche toni. E questo ovviamente non fa che ripercuotersi poi dopo nei momenti, nei passaggi con questo tipo di atteggiamento che è estremamente magari scettico, ma è anche giustamente un po' prudente. Io, per fare un esempio, ma senza voler con questo rispondere in maniera velata, cioè voglio arrivare a fare questo tipo di conclusione, nei confronti di Ranieri noi abbiamo avuto comunque delle referenze buone, ottime, considerato il gruppo, considerate le aziende sotto controllo, considerata la persona, Fabiano Ranieri, considerate le persone
Eutimio Ranieri e tutto lo staff con cui, non parlo del settore tecnico, con cui ci siamo confrontati all'inizio, quindi parlo di commercialisti, parlo di avvocati, persone che godono tuttora, dal mio punto di vista, della massima stima, commercialista dottor Bozzi, avvocato Bonafaccia, encomiabili, senza nessun tipo di perplessità ci siamo trovati di fronte a questo tipo di... Proprio per quello probabilmente abbiamo sottovalutato qualche aspetto, punto di domanda, non lo so, probabilmente non avremmo avuto un certo tipo di difficoltà se avessimo preteso nei confronti di persone così specchiate garanzie ulteriori che ammetti forse, quindi a, forse, a posteriori che quest'estate è stato commesso qualche errore, c'è un po' di responsabilità nell'essersi messo in casa un socio di minoranza, avergli dato la gestione, diciamo, della parte tecnica, della costruzione della parte tecnica, della costruzione anche della società, se vogliamo, e poi essersi trovati a questo punto, dover cercare un'altra alternativa per comunque avere soldi in cassa e portare avanti il campionato. Però vorrei finire un attimo il concetto di prima, perché mi sembrava una domanda abbastanza interessante, soprattutto perché ne racchiudevo a tre o quattro. In questo momento, di fronte a persone completamente diverse, è ovvio che è stato richiesto un maggior attenzione, maggior controllo, maggiori garanzie, e che magari proprio da persone che no potevano, come giustamente solleva qualcuno, far venire più di un dubbio, perché l'interesse, perché l'operazione, perché qui, perché là, ovviamente abbiamo approfondito, abbiamo chiesto come garanzia, e nonostante questo sono state avvicinate a queste persone una nuvola di una miriade di personaggi del calcio, insomma, diciamo del lato oscuro del calcio, che noi non vogliamo ad Ancona, e che nel momento si dovessero presentare nessuno accetterebbe. Quindi ecco che in questa situazione magari queste sono state delle garanzie che sono state richieste a maggior ragione, oltre a quelle economiche, ma credo che più di tutti possano parlare proprio loro, e come faranno da qui a breve, quando insiederanno un nuovo presidente che sarà eletto dall'assemblea dei soci. Che potrebbe essere il presidente Marco? Io ho sentito dei nomi, ma non sta a me farli. Io ho sentito dei nomi, ci saranno sicuramente delle intenzioni, saranno state interpellate persone. Che si vorrebbe affidare l'incarico ad un presidente anconetano, cioè una figura anconetana. Ma io questo lo spero assolutamente, perché saremo veramente contenti, anche perché comunque nel progetto generale c'è un coinvolgimento del territorio, e credo che sia giusto avere un rappresentante del territorio, anche se, senza offesa, immeritatamente dal punto di vista economico in questo gruppo non c'è nessun imprenditore, e questa è una cosa che secondo me andrebbe sottolineata 100.000 volte di più di tanti altri aspetti che forse vengono messi in risalto. Per togliere dalla superficie quelle che potrebbero essere le vere problematiche, perché poi dopo è facile dare la colpa, sosteniamolo ancora, a Davide Miani, a quella, a quell'altro. Ci sono dei macro elementi che sono comunque inscindibili da questa situazione. La società non è fallita, magari qualcuno auspicava anche questo. La società ha una continuità, è stato fatto un lavoro, per rispondere anche a quello che dicevi tu prima. Io, fra gli errori fatti che sono stati commessi, e sicuramente io ne ho commessi, perché mi sono trovato molte volte a prendere delle decisioni, e abbiamo preso delle decisioni, ci assumiamo responsabilità. Quando si fa questo si possono fare anche errori. Uno che non mi perdono e che comunque considero abbastanza importante è quello di non aver continuato, quando era il momento, col progetto Calaiò quest'estate. Ci avrebbe permesso, per chiudere tutti e due i discorsi, di poter valutare con maggiore attenzione, maggior calma e molta prudenza qualsiasi altra offerta. Saremmo arrivati magari a ottobre-novembre con una squadra
più debole, formata da ragazzi, con quel progetto che era veramente molto, molto innovativo, molto diciamo di rottura, a poter però guardarci intorno con maggior calma, maggior tranquillità e poter valutare bene le offerte. Aver preso una strada che sembrava, no, la stricata di buone intenzioni ci ha condotti molto vicino all'inferno, proprio come dice l'adagio. Alla domanda, chi c'è dietro a Leone Mastropietro? Ci sono altri soci? Ci sarà l'ingresso? È previsto l'ingresso di altri soci? Chi oggi come oggi ha consentito anche il pagamento degli stipendi? Perché, lo diciamo senza voler offendere nessuno, e anche potremmo essere smentiti subito se ci fosse la possibilità, pensare che una certa cifra che si aggira sui 250.000 euro fra stipendi, contributi e quant'altro possa essere stata sborsata solo da due persone, solo da due soci, e vi ripetiamo, un tipografo pugliese ed un orafo dell'Aquila, stiamo parlando di Leone e di Mastropietro, insomma, per buon senso un po' qualche dubbio ce lo fa venire, ecco. O le risorse vengono anche da altri potenziali nuovi soci, sì, o da sponsor che hanno già detto di essere di questa partita, e quindi in un certo senso l'esborso di oggi è già frutto dell'impegno anche di altri. Ci aiuti in questo senso? Sì, è assolutamente, assolutamente così, però devono essere, credo, loro a prendersi l'onore, insomma, di poter spiegare a breve quello che è, insomma, la compagine, quelli che possono essere i progetti a medio e lungo termine. È ovvio che sia così, perché chi è che ha strutturato questo progetto ovviamente sa a che risorse può fare riferimento, e altrettanto ovvio che non ci sia tutta questa grande volontà di mettersi in evidenza, perché sono molti gli imprenditori, e io ne conosco uno che ha fatto la storia recente dell'Ancona e ha pagato, sta pagando anche questa sovraesposizione in maniera importante, forse è fra i motivi principali che lo ha allontanato dal calcio. Purtroppo mettersi in mostra attira attenzioni particolari che spesso tanti imprenditori non hanno il piacere di ricevere, seppur interessati, amanti del calcio, amanti di una piazza, che magari non è questo il caso, non vogliono avere così direttamente. Ci sono delle motivazioni, in un caso o in un altro, ma penso che presto verranno in vista di tutti, o perlomeno saranno presentati in una certa maniera. Anche perché, come vi dicevamo prima, insomma, nelle ore che hanno preceduto la giornata di sabato, le figure di Leone e di Mastropietro erano ormai di dominio pubblico, possiamo metterla in questo senso. Si sapeva anche dell'impegno personale di Rangoni, di Michele Rangoni, che però sarebbe stato soltanto a rappresentare in un certo tipo di operazione un imprenditore alle sue spalle. Si era fatto il nome dell'imprenditore Fenni di Grotta a Mare, così come era circolato anche quello di Claudio Dondi, mantovano, nel settore della plastica, cercando qua e là delle notizie a riguardo, l'abbiamo trovato purtroppo spesso messo insieme a un destino triste di tre squadre di calcio che sono fallite. Stiamo parlando di Rovigo, Asti e Trento, anche se non in questo ordine cronologico, mettiamola così. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome dell'imprenditore del Teramano Odoardi e della compagnia assicurativa o di investimenti, che dir si voglia, Azimut, che è anche una filiale ad Ancona e che sembrerebbe essere particolarmente impegnata e pronta ad impegnarsi anche in maniera sempre più considerevole a livello economico in questa Ancona, non soltanto, magari anche come dire, spingendo per qualche carica in organigramma. E da qui ci viene anche il pensiero che possa venire proprio dall'Azimut la figura del nuovo presidente anconetano, che potrebbe appunto avere questa carica di qui ai prossimi giorni. Qualche cosa l'abbiamo buttata dentro noi, cosa ci può confermare di questo e cosa no? Io credo che posso confermare solamente quello che abbiamo detto prima: personaggi che possono essere riconducibili o avvicinabili a un certo tipo di intendere il calcio non sono graditi ad Ancona, questo l'abbiamo fatto capire chiaramente. Penso che
sia l'elemento importante. Tutto quello che c'è di positivo e tutto quello che c'è per costruire e fare del bene in questa piazza sono benvenuti, è benvenuto, e non possono che trovare la più ampia collaborazione fra tutti quelli che ci tengono veramente alla nostra squadra, alla nostra società. Quindi è ovvio che si deve cercare di lavorare, si è lavorato per cercare di favorire situazioni come queste. Paolo, ti faccio fare un intervento per chiederti questo. I dubbi di molti erano anche legati al fatto che alcuni nomi venivano associati ad altre figure molto più specifiche del mondo del calcio, che hanno un passato non pulitissimo, come per esempio, lo sdoganiamo, il nome di Nicola, ex responsabile del settore tecnico dell'Aquila. Non lo sdoganiamo, cioè non è proprio un nome da sdoganare, assolutamente. Quindi siamo certi che non ci siano figure di questo tipo dietro? Assolutamente. Benissimo. Assolutamente. Che impressioni hai di questa operazione, di tutto quello che adesso può nascere, può venire fuori, anche di come è nata la trattativa stessa e di chi oggi sono due soci, ma di chi in futuro potrebbero essere di più, per quanto ci è dato sapere, insomma, come sarà il futuro di questa Ancona, ecco, dal tuo punto di vista? Io non conosco personalmente questi nuovi soci. Quello che mi auguro da tifoso, da cittadino Ancona, che Miani e Gran Milano abbiano fatto la scelta giusta. Perché è chiaro che, secondo me, fondamentale in queste situazioni è soprattutto una continuità di gestione e un risanamento. C'è anche il discorso dei punti di penalizzazione, che è stato sicuramente un ottimo intervento, evitarli, secondo me, evidentemente è una cosa che va in secondo piano rispetto al futuro della società. Ed è un po' anche lo stesso auspicio che aveva espresso Ricci già sabato, il capitano dell'Ancona, cioè ovvero sì, benissimo il fatto di non prendere punti perché ci toglierebbero cose che noi ci siamo andati a conquistare sul campo, ma l'importante è che la soluzione possa dare una solidità in futuro e che fra due mesi non ci ritroviamo di certo nuovo in questo tipo di contesto. E anche questo penso che sia il minimo sindacale, ripeto, senza voler mettere il carro davanti ai buoi, però è ovvio che non credo nessuno faccia un'operazione del genere per poi ritrovarsi fra due mesi nella stessa situazione. Non... Comprensibile. Perde un po' la logica, che veramente... Comprensibile, credo, da parte sua, lo scetticismo che rappresentiamo, che in parte abbiamo anche noi, alla luce di, ecco, delle cose, delle notizie trovate. Insomma, abbiamo bisogno anche noi di capire bene a che cosa andiamo incontro. Due domande prima di ascoltarci un contributo gliele volevo fare, perché si parlava prima anche della prossima assemblea soci che dovrà andare a nominare la composizione del nuovo consiglio di amministrazione. In quella sede si capiranno bene, crediamo, anche quali sono i reali poteri di forza, no? di questa nuova Ancona, tra le nuove cariche, non soltanto quella del presidente ma anche quella del direttore generale nuovo, e attualmente sembrerebbe una corsa a due tra Mastro Pietro, che lo ricordiamo è il 40% dell'Ancona, e Gianfranco Mancini, che oggi è il responsabile del settore giovanile dell'Ancona. E ne approfittiamo per dire che, insomma, nella regia di questa operazione c'è Gianfranco D'Angelo, che è un imprenditore ascolano, che anche lui ha un impegno attuale nel settore giovanile dell'Ancona, che però insomma non figura ufficialmente, no? Nell'organigramma, ma è comunque impegnato e si è mosso per, come dire, creare quel gancio, il contatto che dir si voglia, per far nascere poi il tutto. E quindi la domanda che le volevo fare era il suo ruolo, perché poi glielo chiedono senza andare a leggere i tanti sms in questo senso. Cosa farà Miani? Miani farà ancora parte di questa Ancona, oppure Miani si dimetterà dall'incarico, non farà più parte dell'Ancona? Che cosa farà Miani? Ma io non pensavo che ci fosse tutta questa grosso interesse su quello che sarei andato a fare, mi fa molto piacere. Penso che però non debba essere io a decidere in questo caso. Il mio mandato finiva, come forse qualcuno non aveva capito bene, nel momento in cui è stato o sarebbe stato approvato il bilancio, e solo per quel motivo
Quindi insomma fino alla prossima assemblea soci ci pare di... Il bilancio è stato approvato. Benissimo. Quindi diciamo che quello che era il mio mandato è finito, penso che purtroppo mi sono trovato anche a dover far presente al signor Ranieri che non avendo temperato neanche ad una di quelle che erano stati i suoi impegni abbia determinato quella decisione, abbia determinato un po' quello che è successo dopo, ma sono assolutamente convinto invece in questo caso di quello che è stato fatto e lo rifarei in qualsiasi momento, perché altrimenti ci saremmo trovati in situazioni molto peggiori. Se gli venisse fatta la proposta di rimanere con un incarico, cosa farebbe? Ma, prima vediamo un attimo quello che se viene fatta questa proposta. In effetti in quel senso qualcosa è stato detto, è stato fatto. Io penso che posso rimanere sicuramente a disposizione, mi faranno sapere un attimo quello che sarà la valutazione, ma non sicuramente come presidente, assolutamente con impegni. Ma gli pesa il fatto che c'è una piazza tra virgolette intera che l'ha messa nell'occhio del ciclone, che l'ha contestata in maniera anche evidente plateale, non solo lei ma Gran Milano e Ranieri anche, e questo se la fa pensare sull'opportunità di rimanere oppure no? Ma guarda, io penso che sia giusto che ognuno esprima il proprio parere, mi piacerebbe che questo non fosse condizionato né strumentalizzato da altre situazioni. Continuo ad essere sempre disponibile a qualsiasi chiarimento, a qualsiasi tipo di informazione, e dopodiché poi ognuno è libero di rimanere con la propria opinione. Il fatto di essere al centro di questa contestazione, immeritatamente, nel senso perché non vorrei stare al centro, nel senso magari c'è posto per altri, oppure voglio dire non c'è neanche bisogno che qualcuno stia al centro dell'attenzione, è una situazione che avevo messo in carico in previsione anche prima e all'inizio di questo impegno, quindi ne prendo atto, faccio ovviamente quello che posso, cerco di fare il mio e poi prendo un po' quello che viene, nel senso che non è che me ne posso fare chissà quale colpa, non penso di più di dare delle spiegazioni, più di cercare di spiegare quello che è stato fatto, non posso fare, ma capisco anche che nella situazione generale sia facile insomma cercare di colpire un bersaglio grosso, come purtroppo ancora capita di essere, quindi ci sta. Non mi posso sentire assolutamente responsabile per tutte le colpe che mi vengono addossate. Allora, per la domanda, cioè che cosa unisce degli imprenditori così diversi e anche lontani, geograficamente parlando, fra loro in questa città? È ovvio che tutto nasce anche dall'impegno di chi si è mosso in prima persona. Sono diversi gli attori, come vi abbiamo detto, che hanno fatto sì che la trattativa prima insomma, avesse un'alba e poi anche il tramonto con la chiusura di sabato. Se pensiamo per esempio a Gianfranco Mancini e Gianfranco D'Angelo, si sono impegnati per recuperare, ma possiamo mettere per ipotesi l'avvocato Prioreschi, che ha costituito il pool, e il procuratore del figlio di Michel Rangoni, che ha giocato con il Poggi Bonzi nel settore giovanile insieme al figlio di Riccardo Leone, che adesso ha acquisito il 45%, per cui tante storie magari personali che si sono, come dire, incontrate in diversi punti hanno fatto nascere anche questo pool. Leone si conosce da parecchio tempo con Mastro Pietro, questa è la ricostruzione che vi possiamo dare perché loro stessi ce l'hanno detto sabato mentre erano sugli spalti del Mancini di Fano prima di ripartire per il capoluogo. A loro volta conoscono entrambi anche Claudio Dondi, no? L'imprenditore di cui si è molto detto, che però pare non essere davvero di questa partita, che non lo sia mai stato, ma si conoscono perché sono stati entrambi dei dirigenti di calcio, soprattutto Dondi e Mastro Pietro, e la conoscenza è legata appunto alla frequentazione degli stessi ambienti all'interno del mondo del calcio. Insomma, ci sono degli incroci che hanno portato anche a degli imprenditori così lontani a mettersi insieme. Che cosa li leghi dal punto di vista dell'interesse economico? È questo il nodo che ci manca davvero?
per ricostruire il tutto e per avere un quadro. Credo che però al momento che ci sarà l'occasione sia giusto chiederlo a loro. Perché... Però voi che impressione avete avuto? Perché vi hanno dovuto far, vi avranno portato anche un programma di quello che avranno voluto fare. Ma ci sono aziende che hanno bisogno di immagine nel territorio perché magari vogliono aprire attività, ci sono altre aziende che hanno bisogno di investimenti pubblicitari per motivi diversi, ognuno ovviamente ha il suo obiettivo, c'è sotto una grande passione per il calcio, è evidente. C'è sotto questo fuoco che arde, insomma, di stare un po', no, in questa compagine, parlo del mondo del calcio in generale, e si uniscono poi fra loro in una piazza importante che penso possa essere, potrebbe essere anche un contenitore ideale, no, per chi vuole stare nel mondo del calcio, magari insieme ad altri perché non ha le possibilità di stare in una piazza importante da solo, per esempio. Poi lì si uniscono vari interessi, vanno gestiti da professionisti, è ovvio che si dovrà cercare, da quello che ho capito, assolutamente di arrivare con la qualità, con il lavoro ad obiettivi importanti, ma questo non preclude. Dal punto di vista sportivo il programma è finalizzato a che cosa? È finalizzato a una crescita della società, a una ottimizzazione delle risorse e sicuramente a un impegno per salire di categoria, perché questo è un po', diciamo, l'obiettivo massimo che, mi raccomando, non bisogna nascondere con le esigenze immediate. Non può essere una cosa, nessuno penso si possa illudere o possa che pensare che si possa andare in B quest'anno. No, vabbè, ecco, porre degli obiettivi di questo genere penso che non sia dal punto giusto. Di vista invece economico c'è l'impegno alla sostituzione, come abbiamo detto prima, della fideiussione di Marinelli. Sì. Secondo lei, secondo voi, insomma, quali sono i tempi perché questo avvenga? Guarda, per iscritto, tanto per rimanere sul tema delle garanzie, questa compagine si è impegnata a sostituirla entro il 30-12 di questo anno. Do un dato in più perché cerco di dare magari un altro elemento di analisi. Noi in realtà abbiamo ottenuto un provvedimento particolare dalla Lega che ci ha permesso di ottenere in questa giornata ulteriori 100.000 euro che però non ci sono serviti, ma sono arrivati come fondo garanzia rischi. Che non è una cifra che viene messa a disposizione di tutti, è per tutti, ma non è così scontato averla, e dobbiamo però restituirla entro dei tempi molto stretti che sono 90 giorni, quindi sarebbe un modo anche quello per magari restituire questa cifra, ammesso che non la riusciamo a restituire prima. Questo per dire che alla fine di lavoro ne è stato fatto tanto per cercare di evitare questa penalizzazione. Ci saremo comunque arrivati e quindi credo che tutto deponga un po' a favore di questa situazione. E per dire alle persone che si conoscono, se Prioreschi conosce Moggi, non significa che, magari qualcuno lo spererebbe pure, anch'io l'ho detto per scherzo, magari ci fosse Moggi dietro perché magari ci risolverebbe qualche problema, no? In senso assoluto, come a qualcuno piacerebbe, come... Io conosco Barilli, che è il nuovo candidato alla presidenza della Lega Pro, perché lo possiamo dire, è stata una delle persone che fra le prime si è avvicinata ad Ancona quest'estate, anche durante il periodo Ranieri più volte, ma non per questo significa che l'Ancona si schiererà dalla parte di Barilli, anzi assolutamente no. L'Ancona, come spero il 100% della società, continuerà a sostenere la candidatura di Gravina e voterà assolutamente a favore della sua presidenza. Questo per dire che nel calcio conoscenze e meccanismi ce ne sono talmente tanti, poi dopo però ognuno fa storia a sé. Ultimissima flash, convinto o no di questa operazione? Da tifoso anconetano, mettiamola così, insomma, oltre che da uomo di calcio. Io Andrea me lo auguro e avremo modo sicuramente entro tempi brevi di vedere come effettivamente stanno le cose. Allora, noi siamo in ritardissimo, andiamo con i saluti per chiudere questa nostra puntata. Grazie a te Andrea, grazie a tutti voi telespettatori che ci avete seguito anche durante questa puntata. Ringraziamo gli ospiti che sono stati qui con noi questa sera, il presidente dell'Ancona, David Miani. Buonasera a tutti. E il procuratore Paolo Soprani. Buonasera. Grazie a te Vanessa, grazie ai nostri ospiti, grazie anche a chi ci ha fatto compagnia da casa. Chiediamo scusa, facciamo mea culpa se non abbiamo letto i tantissimi sms, ma ad un certo
momento abbiamo dovuto cercare di far parlare soprattutto Miani, perché era un po' l'ospite più atteso, soprattutto le sue parole ci dovevano servire per avere un po' più di chiarezza. Come sempre nel corso di queste nostre puntate saremo pronti con gli occhi aperti per raccontarvi quello che succede, e anche se magari i dubbi e un po' di quello di quell'essere un po' scettici di questo inizio sarà confermato oppure sarà smentito dai fatti. Uno oggi è successo, comunque la penalizzazione evitata con il pagamento di contributi e stipendi. Grazie ancora, appuntamento a lunedì prossimo, più tardi, tra pochissimo il basket, il match tra Udine e Recanati, Serie A2, Girone Est. Grazie ancora e buonanotte, arrivederci.